Telemonte si dimostra sempre città della ceramica, ceramica al centro dell'attenzione di Buongiorno Ceramica, evento bagnato, evento non propriamente fortunato ma che comunque offre degli spunti interessanti. Siamo con Claudio Bettaz, assessore di Castellamonte. Claudio, con te appunto parliamo di questo evento che tra l'altro con ceramiche sonore avrà anche un in più a portare persone e attenzione su Castellamonte. Sì, Buongiorno Ceramica è la festa diffusa della ceramica in tutte le città italiane che aderiscono alla ICC. Un pensiero particolare va a Faenza, che per i motivi che sappiamo tutti in queste ore sta gestendo un'emergenza gravissima, e quindi il nostro pensiero e la nostra solidarietà va alla comunità faentina. Di comune accordo con tutti gli altri comuni aderenti all'ICC abbiamo deciso di portare avanti le iniziative di Buongiorno Ceramica anche in solidarietà verso la comunità faentina. Nonostante la pioggia ci abbia boicottato un po' l'affluenza, abbiamo organizzato e stiamo per inaugurare questa seconda edizione del concorso internazionale di ceramiche sonore. Rispetto allo scorso anno il livello qualitativo delle opere che sono pervenute si è ulteriormente alzato, un grande grazie va alla curatela del professor Giuseppe Bertero, e sono più di 40 le opere pervenute e molte di queste sono state donate al comune di Castellamonte e quindi andranno a incrementare la collezione di fischietti in ceramica provenienti da tutto il mondo che è già di proprietà comunale. Questa manifestazione è stata l'occasione per iniziare una collaborazione importante con la città di Matera. La città di Matera, che è patrimonio UNESCO, è stata qualche anno fa capitale europea della ceramica, è entrata a far parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Oggi ospitiamo una delegazione del comune e della provincia di Matera che ci ha portato in dono un tipico cucù, che è il fischietto della tradizione materana, e quindi potremo iniziare uno scambio, speriamo proficuo per entrambe le parti, con questa importante città. Una Castellamonte che si conferma città a livello culturale sempre sul pezzo, come si suol dire, attenzione anche poi visto che, ricordiamo, ad agosto tornerà un appuntamento fondamentale come la Mostra della Ceramica. Sì, Buongiorno Ceramica è il nostro evento primaverile, avevamo anche provato a mettere in piazza la ceramica con un mercato, purtroppo per il maltempo abbiamo dovuto disdire l'appuntamento, ma il prossimo grande evento sarà la 62esima Mostra della Ceramica che verrà inaugurata il 19 agosto e sarà in piedi fino al 10 di settembre. Il programma è praticamente definito, non svegliamo troppo, ma vi invitiamo tutti per il periodo estivo che sarà ricco di mostre, eventi culturali e a dimostrazione che la cultura, la maestria dei ceramisti castellamontesi possono essere un traino turistico, commerciale e culturale in grado di realizzare eventi per far vivere i nostri comuni, il comune di Castellamonte, ma direi anche tutto il territorio, perché poi vengono organizzate mostre di ceramisti castellamontesi anche nei comuni limitrofi con un buon successo di pubblico.